L'Amleto fu scritto tra il 1600 e il 1601 e apre la seconda fase della produzione di Shakespeare. Ne sono conservate tre versioni a stampa, una del 1603, una del 1604, una del 1623. Quella che leggiamo oggi si basa sulle ultime due. La prima immagine alla quale noi pensiamo quando sentiamo la parola teatro è senza dubbio un omino con una gorgiera di raffinata seta ed un teschio in mano. Tutti sappiamo anche quello che gli dirà, scrutando nelle vuote orbite. Essere o non essere? Questo è il dilemma. Ebbene, questa universale figura in pantaloni di pelle è tratta da una delle opere più belle e celebrate di tutta la letteratura, L'Amleto, di William Shakespeare. The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark, è la tragedia inglese che narra la storia del principe Amleto, il quale viene a sapere dallo spirito del padre morto, il re di Danimarca, che Claudio, il fratello del defunto, nonché zio del protagonista, lo ha ucciso a tradimento, per prendere il trono e la sposa. Sconvolto dal dolore e dalla rabbia, Amleto si finge pazzo per scoprire le oscure macchinazioni del maligno zio e del consigliere di Stato, suo aiutante, Polonio, tanto che, per far esplodere i sensi di colpa in Claudio, organizza uno spettacolo teatrale che mette in scena l'omicidio del re. Il piano funziona e Claudio capisce che il nipote sta diventando troppo pericoloso per la sua supremazia nel regno, quindi cerca di distrarre il giovane con la bella Ofelia, figlia di Polonio, della quale è da sempre innamorato perdutamente. Ma neppure l'amore verso la sua amata può fermare la sete di vendetta di Amleto. Di conseguenza Claudio lo esilia, con la successiva intenzione di ucciderlo, lontano dalla sua patria. Tuttavia, una volta partito il principe, Ofelia muore annegando, impazzita dal dolore per la perdita dell'amato. Il ritorno di Amleto è immediato, determinato a vendicarsi il malefico zio, senza traccia di pietà alcuna nei suoi occhi. Laerte, il fratello di Ofelia, convinto che la causa della morte della sorella sia Amleto, non esita ad allearsi dalla parte del re, ideando un piano sleale ai danni dell'erede al trono. Amleto viene sfidato in un duello di spada, e mentre viene avvelenato il suo boccale di vino, dal quale poi berrà la madre morendo al suo posto, la spada di Laerte viene a sua volta immersa nel mortale liquido. Il principe ferisce mortalmente il figlio di Polonio, che lo ferisce a sua volta. Ma benché la ferita del rivale sia leggera, il veleno mortale fa effetto e, prima di morire, l'erede al trono si riappacifica con lo sfidante redento, il quale gli confida tutta la storia e la congiura contro di lui da parte del re. L'ira verso il parente traditore spinge l'orgoglioso principe Amleto a trafiggere lo zio con la spada avvelenata e a fargli bere dal boccale maledetto. L'opera si chiude con la supplica da parte di Amleto verso il suo unico amico Orazio affinché racconti la sua storia e con la sua tragica morte. Nel dubbio che travaglia Amleto, essere o non essere, si pone il contrasto tra l'eroe tragico classico che agisce e va incontro alla morte per seguire il proprio ideale e l'eroe tragico moderno che vive il conflitto dentro di sé, nella propria coscienza. Anche il gesto estremo del suicidio ha perso, nella riflessione di Amleto, la sua portata drammatica perché vissuto nella paura dell'aldilà. Chi sopporterebbe, dice Amleto, le pene della vita eterna se non fosse per il timore di qualche cosa dopo la morte? È dunque la coscienza a rendere l'uomo vile, in un mondo in cui niente è come sembra, perché vero e falso si confondono, il dubbio si insinua nel reale e la risoluzione è resa malsana dalla pallida cera del pensiero. Amleto si rivela dunque eroe della malinconia perché il suo pensiero si è scollegato dall'azione. Il contrasto interiore lo paralizza nel dubbio senza soluzione. In tal senso, egli è a tutti gli effetti un eroe moderno.